Per parlare del castello di Pralormo merita sentire la contessa Consolata Beraudo, importante protagonista della vita culturale piemontese. Ecco perché vorremmo condividere dalla sua stessa voce un affascinante viaggio nel castello e apprezzare l'arte, la storia, la cultura e tutto ciò che troviamo in questo luogo di ispirazione. Per parlare del castello di Pralormo, amerita escuchar a la condesa Consolata Beraudo, protagonista importante de la vida cultural piemontesa. Por ello, hemos querido compartirle desde su propia voz un fascinante viaje en el castillo y apreciar el arte, la historia, cultura y todo cuanto encontramos en este lugar de inspiraciones. Buongiorno signora Contessa, allora ci racconti il progetto del castello di Pralormo. Dunque ci troviamo in questa nostra amatissima casa che noi abitiamo dal 1600, siamo arrivati dalla Francia e siamo stati infeudati di questo paesino, il nostro cognome da Beraudo è diventato Beraudo di Pralormo. Il castello ha origine più antiche, è originale del 1200. Non abbiamo mai lasciato questa dimora e pensate che il Piemonte ha più di 300 castelli, ma quasi solo 30 abitati prevalentemente dai proprietari originali, quindi ci sentiamo degli eroi, a resistere. Complimenti. E in questi anni ho rivacizzato il castello facendo questa mostra a Santilipano, che è da 23 anni, con fioriture un po' particolari. Questo è il salone centrale, quindi il salone dove il nostro trisnonno riceveva anche il re, prima Carlo Alberto, poi Antonio II, si chiama Salone d'Onore, ha di questi affreschi alle pareti che sono la pittura, la scultura, l'arte, la guerra, un lampadario lasciato volutamente all'inizio candele, quindi quando è acceso è uno spettacolo bellissimo, perché la luce della candela è una luce fluttuante e le persone come me sembra che abbiano 30 anni di meno, quindi lo accendo solo io per. Intorno a me ci sono delle tavole ambientate perché questa parte centrale cambia sovente, in questo momento è sulle tavole imbandite, esponiamo dei servizi piemontesi, francesi, inglesi, perché nelle nostre famiglie c'è la tradizione che come dote si portava anche un servizio di tavola, per quello che abbiamo così tanti servizi interessanti. Il castello quindi inizialmente era fortezza e poi è diventato dimora, perché il nostro trisnonno ha fatto questo grande lavoro, ha tolto il ponte levatoio, il soffato d'acqua, fossato d'acqua che c'era intorno, e ha fatto uno scalone bellissimo, uno scalone di marmo bianco molto elegante. Il percorso di visita si sviluppa in 14 ambienti, siamo aperti durante aprile per Messer Tulipano e poi tutte le domeniche fino al 31 ottobre. In questi 14 ambienti si vede una casa, ci tengo a sottolineare, non un museo ma una casa. Oltre a questo salone che vedete con un bellissimo mosaico alla veneziana, e si vede una camera da pranzo con proprio la tavola allestita completamente, poi il salotto azzurro in cui sono esposti anche questi ricami di cui ho fondato una scuola 20 anni fa, che è un ricamo piemontese, ricamo bandiera, che era scomparso, l'ho rimesso in piedi, ho avuto dei premi da Italia Nostra, dal Presidente della Repubblica per aver dato la continuità a una arte decorativa piemontese molto raffinato. Poi si vede la stanza verde che sarebbe la stanza di questo nostro trisnonno Carlo Beraudo di Pralormo, che è stato ministro del re ma soprattutto ambasciatore a Vienna, a Parigi e a Berlino. Essendo ambasciatore in tutta Europa ha mischiato le culture, per quello che questo salone ad esempio ha questo color rosa salmone alle pareti che è inusuale per il Piemonte, perché lui ha mischiato un po' il gusto che c'era in Austria, di Vienna, con quello che c'era in Francia. E si nota sempre questo suo gusto, il gusto particolare che lui aveva.
Nella sua stanza la cosa straordinaria è che in una torre in cui è esposto il suo busto c'è la sua scrivania da grande, ma è esposta la scrivania da piccola di quando aveva 3 anni. Da lì si capisce perché del percorso importante politicamente che lui ha fatto nella sua esistenza. E ci sono sempre le torri anche in questo caso sono interessanti. Nel salotto più blu hanno esposto gli acquerelli degli uccelli del parco, una tesi di laurea di una ragazza all'università che ha descritto tutti i 60 tipi di uccelli che abbiamo e noi abbiamo fatto fare gli acquerelli per spiegarlo. Abbiamo anche dei percorsi per le scuole, io sono molto attenta alla parte didattico-educativa, accetto i bambini anche dell'asilo, piccoli, che certo attraversando il castello gli facciamo un percorso fiabesco adatto a loro, ma anche i ragazzi più grandi, perché noi vogliamo che il passato sia fonte di ispirazione per il futuro, ma soprattutto all'utilizzo del futuro. Questa è un po' la nostra missione e per questo che abbiamo deciso di aprire al pubblico e di condividere tutte queste meraviglie. Complimenti, complimenti.